Piero De Quarto, Ionio Jazz, Arte e Cultura. Beh, illustriamo anche tecnicamente l'evento, il concerto di questa sera, le caratteristiche, le peculiarità. Sì, abbiamo il privilegio questa sera di ospitare una delle voci più intime, più belle e chiaramente più poetiche del panorama jazzistico italiano. Parlo come jazz singer femminile, che è Ada Montellanico, è una considerata una delle grandi voci del panorama nazionale e anche internazionale, accompagnata eccezionalmente dal nostro quartetto, dallo Ionio Jazz Quartet, con anche qui una grandissima chicca, quella di Enrico Zanisi al pianoforte, che è, diciamo, la punta di diamante del jazz e del pianismo europeo addirittura. Poi chiaramente grandissimi musicisti, il nostro direttore artistico Alessandro Napolitano, lo stesso Nico Catacchio al contrabbasso e Simone, un altro amico nostro di Roma, fantastico sassofonista. Vivremo dei momenti di assoluta poesia, con grandi emozioni e con delle fascinazioni assolutamente che sapranno rapire l'immenso, fortissimo pubblico di questa ecco, sera. Ecco, come già detto poc'anzi con il sindaco, a costo di ripetermi, sottolineo il livello qualitativo, una qualità non indifferente. Non c'è dubbio, anche perché comunque noi come associazione Ionio Jazz Arte e Cultura, ormai siamo alla 7ª edizione dello Ionio Jazz Festival, ma anche quelle che sono le edizioni degli appuntamenti invernali, puntiamo soprattutto sui rapporti di standard qualitativo altissimi. Come spesso mi piace ripetere, c'è una forma di recupero che dovremmo fare della dimensione del rispetto della parola arte e cultura, spesso, come dire, masticate in maniera molto inflazionate. Sì, masticate spesso anche da mascelle abbastanza improbabili. Ora non siamo deputati ed esclusivi, per carità di Dio, ma credo che il viatico che cerchiamo di intraprendere e di percorrere sia quello, attraverso l'umiltà e la consapevolezza, di percorrerlo ai più alti livelli. Grazie.